Io consiglio sempre l'acquisto del cucciolo non prima dei 3 mesi. Se puoi anche 3 mesi e mezzo, 4, ancora meglio. Purtroppo la legge in Italia dice che il cane può essere ceduto dopo i 60 giorni. 60 giorni è una follia, soprattutto per queste razze di piccola taglia. Staccarli dalla mamma a 60 giorni è veramente un delitto, perché il cane non ha ancora assunto la piena autonomia. Un cane ha ancora da formare un carattere. E anche a livello sanitario, se un cucciolo di 60 giorni mi rimane per anche solo stress, senza mangiare 2 giorni, chiaro che mi va in carenza di zuccheri e sono già da veterinario, per cui diventa già un problema. Perciò il cane oltre i 3 mesi è importante, perché ha avuto tutto lo svezzamento con la mamma, per cui ha acquisito tutti quelli che possono essere gli anticorpi materni. In più è riuscito ad avere il ciclo vaccinale completo. Nel momento in cui si stacca dalla mamma, normalmente intorno ai 75-80 giorni, può avere un periodo di socializzazione con i propri simili, cosa che noi ad esempio facciamo, proprio perché si va maggiormente a formare il suo carattere, va a imparare a convivere, è un po' l'asilo per i nostri figli, uguale nel cane. In questa maniera, passando anche un attimino di tempo, andiamo a vedere se magari insorgono delle patologie neonatali, che magari a 2 mesi non si possono notare, mentre a, diciamo così, a 3 mesi, 3 mesi e mezzo, si possono identificare, ancor di più per quel che riguarda l'aspetto cardiaco. Noi sappiamo che le razze nane sono più soggette a problematiche cardiache e in questo caso chiaramente un veterinario può avere un maggior ascolto più definito del cuore a 3 mesi piuttosto che a 2 mesi, per cui questo è un altro particolare. Perciò consiglio assolutamente il cucciolo acquistato oltre quest'età. Abbiamo il discorso dei parassiti, anche queste sono parte importante, dove il cane deve aver avuto determinati trattamenti, e questo non esclude però che abbia bisogno di ulteriore pulizia nel momento in cui esce da un allevamento e viene messo in una situazione privata dove è solo il cane, perché noi sappiamo che anche in un cucciolo ci potrebbe essere una minima presenza di parassitosi, ma è il suo organismo che tiene tutto in equilibrio, quello che succede d'altronde in natura per il lupo. È nel momento di questo forte stress, nel cambio d'ambiente, ok, che il parassita potrebbe prevalere. In questo caso mi dà una visione tramite le feci, di muco, di filamenti di sangue. Non c'è da disperarsi, sono cose naturali, anche se purtroppo ci sono certi veterinari che affondano un po' il coltello nella piaga, ma sono cose che si risolvono assolutamente facendo una semplice analisi delle feci e dando il prodotto necessario in aiuto del cane. Se ti piacciono questi video e vuoi sostenere il canale, iscriviti e attiva la campanella per non perderti le prossime novità.